Eccoci con Alessandro Dozzuolo. Allora, Ale, raccontaci un po' questa vittoria e il tuo primo gol stagionale. Ma allora, la partita è cominciata un po' in salita per noi perché non abbiamo preso subito bene le misure, siamo andati in svantaggio. Per fortuna abbiamo avuto una bella reazione subito dopo 20 minuti. Ho fatto gol su un calcio d'angolo grazie al mio compagno di reparto Gabriele che mi ha fatto un assist e poi allo scadere del primo tempo si è riusciti ad andare in vantaggio e a mantenerlo poi nel secondo tempo. Un inizio di partita molto complicato, il Pineto oltre il gol ha avuto un altro paio di situazioni pericolose. Cosa non ha funzionato in quei 20 minuti iniziali? Ma evidentemente siamo entrati in campo un po', non lo so, un po' scarichi oppure non abbiamo preso subito bene le misure con gli avversari. Poi per fortuna dopo il gol del pareggio ci siamo ripresi bene e abbiamo tenuto bene anche il secondo tempo. Senti, una vittoria importante che fa fare un bel balzo in classifica, dopo due sconfitte, tornare alla vittoria di 3 punti sono la miglior medicina di Sì, tutte. sempre. Comunque tornare alla vittoria è sempre bello e speriamo che continueremo così anche in futuro, questo ci dà la forza per lavorare ancora meglio in settimana. Ora un'altra trasferta a Legnago, un altro campo complicato, il Legnago dopo aver cambiato allenatore ha ottenuto subito 3 punti, servirà un Gubbia ancora migliore per... Penso proprio di sì, perché sarà una partita, secondo me, simile a questa, una partita sporca che richiederà una grande prova di carattere e quindi dovremo lavorare ancora più duramente questa settimana.